Allora, in tema di edilizia residenziale pubblica rispondiamo intanto alle domande che ci sono state sollevate relativamente ai 20 alloggi che abbiamo in costruzione ai Bastioni. Rassicuriamo tutti, i lavori stanno andando avanti, dovrebbero iniziare fine maggio, inizio giugno i lavori relativi all'impiantistica e agli infissi. Ci auguriamo entro la fine dell'anno di consegnare i nuovi alloggi. Continuamente telefoniamo e ci rapportiamo con i funzionari dell'ente gestore di Casa SPA. Sempre in tema di alloggi, proprio per rispondere a una problematica importante, quella dell'emergenza abitativa, stiamo aumentando il patrimonio delle case popolari, lo abbiamo già fatto l'anno scorso con una delibera passata in Consiglio Comunale, aumentando di altre 3 unità immobiliari il nostro patrimonio, che in questo momento è di 192 alloggi. Lo faremo prossimamente con un altro alloggio che abbiamo in una frazione del comune e che abbiamo deciso di destinare a patrimonio ERP. Nel frattempo, da inizio anno, abbiamo consegnato 10 appartamenti. Questi 10 appartamenti sono ritornati al comune grazie agli interventi che abbiamo fatto sul controllo e sull'equità dell'assegnazione degli stessi. Abbiamo altri appartamenti in futura fase di consegna, sono appartamenti che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui ovviamente i tempi saranno un pochino più lunghi. In ogni caso il comune continua la sua opera di controllo sull'attribuzione degli alloggi. Diciamo, entro settembre faremo anche un bando per la mobilità e quindi invito tutte le famiglie che in questo momento hanno un alloggio ERP e che o hanno problemi di sovraffollamento o di sottoutilizzo a fare domanda e quindi a aderire al bando che speriamo insomma, di pubblicare a settembre. A settembre avremo anche il bando per la nuova graduatoria che ovviamente come da decisione dell'amministrazione comunale tutti gli anni vede la riapertura della graduatoria. Come abbiamo già comunicato attraverso i mezzi stampa, il Comune di Borgo San Lorenzo sta andando verso la completa ristrutturazione e sostituzione di tutta la pubblica illuminazione, quindi di circa 2.800 lampioni. In che fase siamo? Siamo nella fase di analisi tecnica della proposta, perché questa sostituzione verrà fatta attraverso un project financing per il quale ci è arrivata appunto una proposta economica e poi verrà fatta una gara. Contiamo di andare a gara fra il mese di giugno e il mese di luglio e consegnare gli impianti all'aggiudicatario nel mese di settembre. Da quel momento in poi inizieranno i lavori. Le tecnologie che stanno valutando sono di due tipi: la tecnologia dei LED, che garantisce un enorme risparmio energetico, e la tecnologia ancora più moderna delle lampade a condensazione, che a parità di costo e a parità di energia utilizzata garantisce però una maggiore durata delle lampade, che arrivano fino a 80-90 mila ore contro le 20-30 mila ore reali del LED. Fermo restando che una lampada tradizionale ha una vita media di 2-3 mila ore. Quindi stiamo cercando di affinare anche il capitolato tecnico in modo da poter dare una risposta completa e di lungo periodo per l'annoso problema dell'illuminazione pubblica. Nel frattempo, comunque, stiamo facendo degli interventi e penso alla nostra frazione di Saginale per tamponare le situazioni di emergenza. Diciamo che questa situazione è in via di risoluzione in maniera definitiva e devo dire da parte mia in maniera soddisfacente perché quello che ci aspetta sul nostro territorio è veramente un servizio di pubblica illuminazione all'avanguardia e veramente moderno.
Anche quest'anno il Comune di Borgo San Lorenzo ha deciso di riconfermare lo stanziamento annuale che è dedicato a quelle società sportive che fanno delle serie di attività rivolte soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Quindi parliamo di una fascia d'età che va dalle scuole elementari alle scuole medie. Noi ogni anno mettiamo appunto a disposizione una somma nel bilancio 2016, che è questa che viene erogata proprio in questi giorni, erano 10.000 euro, che sono state suddivise tra 13 società sportive del territorio. È un contributo comunque importante, che serve a sostenere comunque un'attività altrettanto importante, che è quella che le società sportive fanno con i ragazzi, proprio perché comunque il principale scopo della politica sportiva del Comune di Borgo San Lorenzo è proprio quella di far avvicinare i ragazzi allo sport, perché ovviamente, lo voglio sottolineare, lo sport è non solo uno straordinario veicolo di socializzazione, ma anche uno straordinario veicolo di promozione di stili di vita sani. Quindi proprio in questi giorni abbiamo erogato questi contributi a altrettante società sportive, e c'è anche una buona notizia, perché nel bilancio del 2017 questo contributo era di 10.000 euro, nel 2016 è stato aumentato a 15.000 euro. Quindi questa è una parte della politica sportiva che facciamo sul territorio, e da questo punto di vista voglio anche citare comunque la manifestazione Vivi lo Sport, che è un appuntamento importante dove ci sono veramente tantissime società sportive che in questi giorni, proprio grazie anche a un accordo con le scuole, hanno permesso ai ragazzi in questi 3 giorni di provare gli sport. Questa è la nostra priorità da un punto di vista della politica sportiva, quindi da una parte con i finanziamenti, da una parte diretti, da una parte con il sostegno alle manifestazioni che permettono ai ragazzi di avvicinarsi allo sport. Credo che si semini davvero una cultura sportiva che è davvero importante per un territorio come il nostro. La situazione nel comune di Borgo San Lorenzo è una situazione, direi, di buon livello, nel senso che dopo i lavori dello scorso anno fatti con il bando regionale sulla banda larga, praticamente quasi tutto il nostro territorio arriva a una velocità di almeno 20 megabit con punte di 100 megabit. C'è una situazione che deve essere risolta nella zona industriale di Rabatta e che purtroppo versa in uno stato di ritardo di 6-7 mesi per il fatto che l'azienda a cui erano stati affidati i lavori è fallita, quindi si è dovuto andare da parte di Infratel, che è la società del Ministero delle Infrastrutture che gestisce appunto questa infrastrutturazione, si è dovuto andare a una nuova gara per affidare nuovamente i lavori. E questo è il punto fino a oggi, quindi una situazione che vede il Comune di Borgo San Lorenzo con una copertura quasi totale del territorio. Le buone notizie però non finiscono qua, perché nell'agenda digitale che è stata programmata da parte del vecchio governo Renzi sono stati messi 2 miliardi e 300 milioni di investimenti per ulteriori interventi sulla banda larga, e mi spiego meglio. Cioè, con questo progetto, tra cui la Toscana è una delle prime regioni in Italia a partire, andremo a colmare anche tutte quelle piccole lacune che sono rimaste, ad esempio alcune nostre frazioni che erano a 20 megabit saranno portate a 100 megabit, saranno coperte alcune case sparse, anche se davvero nel nostro comune ormai sono rimaste pochissime, e quindi si andrà a infrastrutturare in maniera capillare con una rete che ha una caratteristica, una valenza di livello europeo ormai, perché ci porterebbe ad anticipare gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea del 2020 già oggi sul nostro territorio nell'arco di qualche mese. Quindi da questo punto di vista sono estremamente soddisfatto del lavoro che è stato fatto con tutti gli enti e che il governo ha fatto con l'agenda digitale, e devo dire che a questa operatività seguiranno anche delle altre nostre attività sull'alfabetizzazione digitale, che è l'altro lato della medaglia, cioè una volta che c'è l'infrastruttura bisogna anche, come dire, aiutare l'utilizzo da parte dei cittadini. Ci sono stati vari punti all'ordine del giorno. Uno, che non ha ricevuto, a nostro avviso, sufficiente attenzione,
riguarda la condanna del Comune di Borgo San Lorenzo a pagare le spese legali per una causa che c'è stata relativa a un sottotetto. Si penserà che non sia importante, invece è importantissimo, perché mentre la legge regionale prevede per l'abitabilità dei sottotetti una certa altezza, il nuovo piano regolatore di Borgo San Lorenzo ha abbassato questa altezza, proponendone una decisamente inferiore, che penalizza molte persone, molte giovani coppie, molte persone che hanno ristrutturato i sottotetti e nel quale non possono prendere residenza, non possono abitare. Questo qui, legato a un piano estremamente riduttivo, estremamente cautelativo, fa sì che invece che un piano di sviluppo, questo piano regolatore si è trasformato in uno strumento di coercizione del territorio, quindi non crea lavoro, non crea lavoro per muratori, non crea lavoro per la gente che può comprare casa, non crea lavoro per gli elettricisti e per quant'altro. Ma nello specifico cosa è successo? È successo che il giudice ha dato ragione a questo privato, il quale aveva un sottotetto che rientra nelle leggi regionali ma che non rientra nel piano regolatore, nel piano regolatore comunale, e condannando a pagare il comune 4.400 euro di spese. Non è tanto questo quanto il fatto che se si fa una stima che in tutta Borgo ci siano 100 persone che hanno diciamo questi sottotetti nel quale abusivamente vivono e domani mattina decidessero di venire allo scoperto per farselo regolarizzare, il comune, se i giudici adottassero lo stesso criterio adottato finora, si troverebbe a pagare delle cifre mostruose di tasse, 400.000 euro o oltre su 100 persone. Una risorsa non solo impossibile da trovare, ma anche veramente pazzesca, anche perché il comune non ha ritenuto di fare ricorso avverso a questa decisione del TAR, per cui il prossimo caso di nuovo ci si potrebbe essere. Allora, qual è la cosa che viene in mente di più facile attuazione? Rivedere il piano regolatore e rialzare la misura dei sottotetti. Noi sappiamo di altre persone di Luco, di altre frazioni che hanno dei sottotetti in questa situazione, speriamo che non decidano di fare tutti causa al comune e vedere cosa succede. Però questo dà l'idea di come i piani, quando sono politicamente motivati, quando sono un'arma che viene utilizzata per un controllo di tipo puntuale del territorio, a volte creano più problemi di quanti ne risolvano. Trentasettesima edizione ormai della Fiera Agricola Mugellana, come sempre nel solco della tradizione e dell'innovazione. Si terrà dall'8 giugno, 8, 9, 10 e 11 giugno, presso il Foro Boario, ma non solo. Quest'anno infatti la grande novità della Fiera Agricola sarà che il mercato si svilupperà fino a Piazza Corso Matteotti e a Piazza del Popolo, quindi venendo anche incontro a quelle sono state le richieste, tante volte le esigenze dei nostri commercianti, per far sì che durante i periodi della fiera, durante i giorni della fiera, ci fosse un coinvolgimento anche del nostro centro storico e quindi dei nostri commercianti. L'iniziativa, come sempre la nostra Fiera Agricola, si svolge grazie al grande contributo che l'associazione della categoria, quindi Coldiretti, la CIA, l'Unione Agricoltori, ma anche l'ARA, quindi l'Associazione Regionale Allevatori, riesce a mettere in campo. Un contributo grazie al quale appunto riusciamo a dare per 4 giorni una vetrina importante a quelle che sono sicuramente una colonna portante, diciamo in questa maniera, del tessuto economico del Mugello, quindi gli agricoltori e gli allevatori. Atto discorso per quanto riguarda gli artigiani in villa, che si terrà nei giorni 23, 24 e 25 giugno presso Villa Pecori, e siamo già alla terza edizione, vedrà protagonisti gli artigiani del nostro territorio. Anche qui insomma il comune investe su una parte importante, importantissima del tessuto economico mugellano. Lo facciamo ovviamente consci delle possibilità che questo tipo di manifestazione
sia la Fiera Agricola che Artigiani in Villa riescano a dare ai nostri imprenditori e ai nostri lavoratori. Lo facciamo con le ristrettezze anche delle risorse che gli enti locali hanno ormai in maniera costante e continuativa, ma su questo tipo di iniziativa continuiamo a investire, lo facciamo appunto per agevolare, per far sì che le eccellenze del nostro territorio possano avere visione e visibilità.